Riparte l'eccellenza 2021 regionale Calabria, le squadre che hanno aderito sono in tutto 8 per un torneo che sarà di sole gare di andata. A scendere in campo i Locri, la Palmese, la Reggio Mediterranea, il Sambiase Lamezia, Scalea, Sersale, Soriano e Vigor Lamezia. Si partirà domenica 11 aprile, l'ultima domenica 23 maggio. Non sono previste retrocessioni, ma tutte e 8 le formazioni al termine della stagione regolare parteciperanno ai playoff in 3 fasi e sempre in gara unica. Il primo turno dei playoff si disputerà il 30 maggio, il secondo il 6 giugno e la finale il 13 giugno. La squadra vincente sarà promossa nel campionato del prossimo anno di Serie D. Il Locri, che era al comando della graduatoria, farà il suo esordio sul campo della Palmese, ma la compagine Amaranto di Sandro Caridi non godrà di alcun privilegio poiché tutte le squadre ripartiranno da zero. Quindi le prime 6 giornate del campionato sospeso lo scorso ottobre è come se non si fossero mai disputate. Il Sambiase dal canto suo tra le favorite per la promozione inizierà tra le mura amiche contro lo Scalea, che punterà ancora una volta sul gol del Bomberi Angotti. Alla prima giornata il Soriano sul proprio campo riceverà la Reggio Mediterranea, che dovrà fare a meno del centravanti Padin. Il Sersale conta di avere Russo e comincerà in casa contro l'ambiziosa Vigor, già sonoramente sconfitta lo scorso settembre. I biancoverdi, dopo le dimissioni di Morgia, a sorpresa hanno scelto Gheorghe Vergas per la panchina. Non vediamo l'ora di parlare di calcio giocato, le parole del presidente del comitato regionale dilettanti, Saverio Mirarchi.